C'è un bellissimo libro che si chiama Dalle lacrime di Sibilla, è la storia dei banchieri fiorentini quando nacquero le banche tra il 200 e il 300. Documenti alla mano, lo storico si è messo a studiare come sono nate le banche, perché avevano tutta questa credibilità al di là di quello che si raccontava, proprio con documenti alla mano, e ha fatto le scoperte. Una di queste scoperte è che tutta l'economia fiorentina, tutto quello che è successo in quegli anni, che ha portato poi alla creazione del sistema bancario per come lo conosciamo, è nato dalle speculazioni sul grano pugliese, sul grano egiziano, sul grano... Ancora adesso, buona parte dei prodotti finanziari si muovono su prodotti reali, che però circolano in un modo, diciamo, non fantastico, giusto per darvi un'idea. La pasta che noi mangiamo non è fatta con grano italiano, no? È fatta con grano rumeno, con grano ucraino, con grano che spesso viene arricchito di glutine o di altre cose, ma non per inquinarci o per farci del male, voglio essere chiaro, non accuso nessuno. Semplicemente è un ragionamento di ordine economico, la pasta che costa meno per costare così poco deve avere quelle qualità. Noi immaginiamo la Barilla, la pasta, i nostri grani, no, ecco, no, ma per ragionamenti puramente legati a movimenti finanziari, ok? E come questo tantissime altre cose. Ora, ovviamente, quando noi costruiamo una moneta complementare, basata sulla fiducia, basata sulla circolazione locale, su quel mondo non incidiamo, non in quel modo, a meno che non cominciamo a finanziare degli artigiani che fanno la pasta locale, che vanno a recuperare il grano locale, che vanno a pestare in un certo modo, che fanno un certo tipo di ragionamento. D'altra parte però, quegli artigiani locali, se fanno una produzione che supera un certo livello, a livello locale non può essere assorbito. E allora, come facciamo? Dobbiamo costruire un circuito di scambio che superi la dimensione locale. A questo punto cominciamo a sognare, no? Come la storia, conoscete la storia del famoso Terzo Mondo, cioè pescatore che sta sulla barriera corallina, che sta riposando, arriva un tedesco e dice: ma tu stai qua così tanto tempo, guarda che tu hai qui, hai un mondo enorme, non te lo cogli perché non lavori. Invece se tu fai come ti dico io, diventi ricco in poco tempo, se esco come fai? Esco tu, chiami il tuo amico, metti insieme e compri un'altra pirola, con lui andate in mare aperto e pescare, no? Dopodiché tu lo lasci andare, metti dentro acqua, fai il capo, fai lavorare gli altri, con i soldi che arrivano investi sulle strutture, no? Dopodiché fai crescere tutto il business, tu diventi sempre quello che comanda, poi ti dico io come fare, facciamo, ti vediamo soci al 50%, non ti preoccupare. Quando avrai 20 piroghe, tu sarai a posto, le tue persone, i tuoi amici potranno lavorare, quindi il sistema funziona. Dopodiché io farò investimenti per te. Alla fine ti comprerò un elicottero, potrai chiamare un sacco di piroghe. E sai cosa potrai fare quando sarai veramente a posto? Stare da solo tutto il giorno a goderti la natura. E questo risponde, ma quello che stai facendo? Un po' è vero, un po' è vero, no? No? Sembra pazzesco, sembra quasi che per goderci quello che abbiamo dobbiamo correre, ma di matto non ci godiamo, se no quelle cose un po' quelle morali da Hollywood che a volte ci fanno ridere, soprattutto quando sono fatte da miliardari che fanno finta di essere poveri. Comunque, quello che voglio dire, c'è un'epoca, sembra un'epoca di contraddizioni, tutto questo sta esplodendo, no? Però dall'altra parte, se non costruiamo un meccanismo sociale di scambio, tutto questo non può diventare vero. Quindi, se anche noi costruiamo il circuito aperto, mettiamo dentro le persone, mettiamo dentro i prodotti, se non costruiamo un sistema di scambio adeguato, tutta questa realtà si incaglia, comincia cioè a diventare meno capace di produrre e scambiare valore. Quindi, per tutte le esperienze fatte sulle monete complementari, mi sembra di capire, vi dico la mia, poi dopo ovviamente parliamo di una cosa enorme, che va molto oltre quello che penso io, mi sembra di capire che la forza sta nella progettazione sociale, cioè nella nostra capacità di costruire rapporti nei quali ci possiamo veramente comunicare un valore, al di là della semplice credibilità della persona o di quello che fa, ma in un meccanismo un pochino più complesso, in cui non ci possiamo conoscere tutti, evidentemente, non possiamo costruire un club di amici degli amici a livello massonico, evidentemente, dobbiamo costruire una situazione nuova che necessariamente va a impattare nel concetto di comunità, ma non comunità chiusa. Mi capita di andare in giro per l'Italia, incontrare i gruppi che fanno monete complementari che stanno progettando, che ragionano nel senso del i miei amici e io ci scambiamo i nostri beni, no? Poi tipicamente cominciano a fare questa moneta e la moneta incaglia. E quando si chiede come mai incaglia, è perché la gente non l'accetta. E perché non l'accetta? Perché non mi conosce. Perché non ti conosce? Perché conosco loro. Ok? E qual è il problema vero? È che mancano le connessioni extra, cioè come posso dirvi, che vanno un po' di là, che permettono quel salto che non è banale, ma che permette però di coinvolgere gli altri per gruppi sociali.
Quindi non bisogna fare la super moneta di Biella che deve poi diventare poi la moneta di Milano, che deve poi diventare, non lo so, un meccanismo diverso. Bisogna costruire dei rapporti che permettano una credibilità da una parte, la sociabilità dall'altra, ma anche una ragionevolezza nello scambio. Queste misure, evidentemente, la moneta che riuscirà a mettere insieme queste tre misure sicuramente sarà vincente. Sicuramente sarà vincente. Però, se poi diventasse un'altra moneta di debito, un altro meccanismo per cui questa moneta diventa un'altra banca, per cui uno, prima o poi, deve accreditarsi in qualche modo, cedere un valore e di nuovo una di specie di debito. Ecco perché è importante che la proprietà di quella moneta non sia di nessuno davvero. Come il metro, come il centimetro, come tutto questo. Cioè l'unità di valore deve essere di tutti. Quindi un elemento importante, mi sembra di capire, deve essere il fatto che chiunque faccia questa moneta la doni all'umanità. Direi. Io mi fermo qua, vi ho scassato abbastanza, però poi quando facciamo domande e tutto il resto approfondiamo.